Allora, siamo qui alla stessa conferenza FIRE sui certificati bianchi. Anche quest'anno ci ritroviamo in tanti, siamo circa 500. Cerchiamo di approfondire un po' il tema con l'ingegner De Min della GESI. Cosa ne pensa di questa giornata? Quali sono le principali novità emerse e cosa ha trattato durante la sua presentazione? Bene, nel consueto appuntamento di FIRE quest'anno abbiamo fatto un po' il punto della situazione dopo le importanti modifiche normative e regolatorie che stanno per arrivare. Dal punto di vista normativo naturalmente c'è l'emanazione finalmente del nuovo decreto ministeriale in vigore da aprile 2017 che ha allungato la vita del meccanismo fino al 2020 ponendo nuovi obiettivi e introducendo forti novità dal punto di vista attuativo. D'altra parte, lato autorità, abbiamo in questo momento aperta la consultazione di cui al documento 312 con cui l'autorità ha messo sul tavolo le nuove regole proposte per le nuove regole del contributo tariffario da riconoscere ai distributori. Queste regole che tengono conto sia di quanto ha delle novità introdotte dalla normativa sia di alcuni aspetti che sono emersi a seguito della relazione conoscitiva avviata e da poco conclusa da parte dell'autorità, sono oggetto di consultazione che si è chiusa venerdì scorso, i cui termini sono chiusi venerdì scorso e che vedranno poi in esito una manutenzione e nuove regole a valere sul contributo riconosciuto per gli anni d'obbligo a partire dal 2017.